Gli alberi sono liriche che la terra scrive nel cielo. Parola del celebre autore Khalil Gibran. In qualche caso, però, ci vuole lo zampino dell'uomo affinché la natura sia più rigogliosa e disegni verdi chiome nel cielo. Nello specifico ci vuole lo zampino di Legambiente, che ha piantato nelle campagne di Acquaviva un albero per ogni nuovo nato dello scorso anno, in raccordo con l'amministrazione comunale. Novelli agricoltori, in un clima festoso e giocoso, sono stati gli alunni delle scuole di Acquaviva. Dopo essere stati a scuola, siamo usciti e siamo venuti qui ed è stata una festa molto divertente. Abbiamo piantato degli alberi e ognuno di noi ha dato il nostro contributo. Oggi abbiamo piantato degli alberi per ogni nato dell'anno scorso e c'è anche l'albero di mio nipote. Io, anche se non ho piantato, però stavo lì molto felice di questa festa, a vedere. Mi sembra un'iniziativa molto interessante, i bambini sono stati entusiasti, l'hanno condivisa, hanno avuto modo di essere protagonisti di un atto educativo importante e la cosa importante è che intorno a questi bambini c'erano varie autorità, dai carabinieri all'amministrazione comunale, al dirigente scolastico, a noi di Legambiente, in modo che i bambini si sono sentiti loro protagonisti, ma noi accanto a loro siamo riusciti a far capire l'importanza di un piccolo gesto che però significa molto. Ci troviamo noi adesso, un tempo era tutta campagna, c'erano degli alberi, poi il progresso, la velocità era l'evoluzione del tempo ha distrutto un po' il tutto. Quindi questi giovani devono capire che la loro ricostruzione oggi è una ricostruzione per il futuro.